Siamo in Perù, nella regione di Madre de Dios, dentro la foresta amazzonica, in uno dei luoghi con maggiore biodiversità al mondo. In Perù lottare contro la deforestazione vuol dire soprattutto mettersi contro i cercatori d'oro o contro i narcotrafficanti. Nosotros hemos optado a hacer turismo para minimizar el impacto de madereros y el impacto de mineros. C'è un frutto del bosco che qui rappresenta più di ogni altro la lotta contro la deforestazione, la noce amazzonica. Viene raccolto da alberi che sono tra i più alti e antichi della foresta. E dalla noce parte una filiera che coinvolge migliaia di persone. Spostiamoci da un'altra parte del Perù. Nella valle dei fiumi Apurimac, Ene e Mantaro, detta anche Vraem, dove le Ande incontrano l'Amazzonia. Se a Madre de Dios arrivano i viaggiatori da tutto il mondo, qui il turismo è addirittura disincentivato. Non ci sono bandi pubblici per promuovere il settore. Il motivo è il narcotraffico. Il Perù è il secondo produttore al mondo di cocaina dopo la Colombia. Il 70% della coca del paese arriva proprio da qui. Le piantagioni diventano così una delle principali cause di deforestazione. I progetti per difendere l'Amazzonia qui riguardano soprattutto il caffè e il cacao. Il futuro della foresta, allora, è appeso alle noci, al cacao e al caffè. Ma passa anche dagli accordi internazionali. Io sono molto ottimista perché credo in l'Amazzonia. Credo in l'Amazzonia, credo in gli sforzi che si stanno facendo per salvare l'Amazzonia. Alberto Giuffrè, Sky TG24, Perù.